Punto numero 7 è la determinazione del gettone di presenza per l'anno 2013, anzi proponiamo di estendere questa decisione al mandato, per cui diciamo, quello che sarà contemplato e deciso in questa seduta, poi se siamo tutti d'accordo, si potrà fare alla fine del mandato di questa amministrazione. Conoscete tutti il tema, magari il capogruppo di Dali vorrà illustrarci prima del dettaglio. Sì, no, come tutti gli anni ce lo troviamo a un ordine del giorno. Il nostro modo di fare amministrazione e fare politica è del tutto personale. Passione ci porta a questo, diciamo, non vediamo la necessità del gettone di presenza. Un altro modo di fare politica è un atto, una passione, e confidiamo che l'amministrazione lo usi, ne faccia buon uso del nostro gettone. Sappiamo che è così, e per quanto riguarda questo è un irresponsabile. Poi se possiamo non vederlo più il prossimo anno, meglio ancora, è questo insomma. Luca, vuoi dire qualcosa? Sì, prego. Io avevo già avanzato la richiesta l'altro giorno alla riunione dei capigruppo. È mia intenzione, non so se qualcuno si vuole aggregare, di tenere questo gettone di presenza a disposizione a fine mandato e devolverlo in beneficenza scegliendo diciamo qualcosa che possa fare essere utile al bene dei cittadini. Quindi direi che venisse fatta questa operazione per conto del mio gettone di presenza. Non so se qualcun altro vuole aggregarsi, per esempio si pensava. Dipende un po' poi dalle cifre che si raccolgono, per esempio un defibrillatore per le attività sportive o libri per la biblioteca o quant'altro, quindi fare qualche cosa di utile per il paese, quindi devolvere per il bene comune del paese questo gettone di presenza. Altri interventi? Condivido e appoggio la scelta, quindi anche noi tre. Nel gruppo Siderini valutiamo questa proposta. Altri interventi? Ecco, abbiamo risposto io non sì. Sono d'accordo anch'io, per carità, non so se verrà votata, se non verrà votata, però ammettendo che possa passare, cioè, alla fine di questo mandato. Forse è meglio metterlo anche per iscritto adesso, non lo so, ma a decidere a chi vanno quei soldi devono essere i tre capigruppo, cioè non può decidere, non so, il sindaco, l'assessore, o il ministro, ammettendo che restino, secondo me, così, solo per questo. Va bene. Vidani, ancora, prego. No, solo per aderire, avevamo visto buon occhio quello che aveva detto il consigliere Duca, solo che ci siamo confrontati anche con la ragioneria e sarebbe stato troppo complicato sia nel pagamento delle tasse sia nella e poi dopo nella decisione o nel scegliere le diciamo le varie associazioni per cui fare questo tipo di donazione. E per non discriminare nessuno, appunto, ribadiamo ancora che il gruppo di cui faccio parte lo lascia decidere per la nostra normale, solo per la storia. Grazie. Altro? Ecco, il tema l'ha già. Grazie.
sostanzialmente quanto Vidali inventa che ci sia innanzitutto una scelta individuale, personale, ciascuno può pensare al gettone per rivolgerlo in beneficenza tranquillamente all'ente o all'istituzione, all'organizzazione, all'associazione che ritiene più opportuno, per cui è un problema relativo, ecco, come individuale il fatto che voglia rinunciare o non rinunciare, non è una scelta collettiva, ecco, ciascun consigliere si deve esprimere in modo autonomo su questo aspetto. Abbiamo sentito appunto la ragioneria diventa di difficile gestione, comporterebbe la clausura di un nuovo capitolo di spesa, la contabilizzazione e siamo alle soglie, insomma. Se si rinuncia al gettone di presenza, va da sé che viene utilizzato nell'ambito, diciamo, di un'utilità per la nostra comunità, non avrà una destinazione precisa, ma abbiamo visto che fare questo comporta, anche dal punto di vista contabile amministrativo, una complicazione assolutamente inutile, insostenibile e costosa di per se stessa. Ecco. Per cui propongo di votare per la rinuncia o meno, diciamo, alla riduzione del tono di presenza e contestualmente anche al fatto che questa decisione si è estesa a tutto il mandato della nuova amministrazione. No. Prego. Che anni? 2013? 2013, 14, anni che l'hai mandato. E siccome questa proposta non ci convince, essendo oltretutto questa una decisione personale, io ne faccio un'altra, rendiamo questa decisione magari trovando una soluzione concorde a tutti per poter non essere di non gravare sulle spese del comune per la gestione di questo punto, ma nello stesso tempo di trovare un modo per poter fare questa devolvere questi importi in beneficenza. Ribadisco, individualmente ciascuno può fare quello che vuole del proprio gettone di presenza. A livello di gestione dell'amministrazione di Sanazzaro diventa complicato, oneroso, poi dobbiamo ancora metterci d'accordo su cosa farne. La cifra che andiamo a evidenziare si riduce perché i costi di gestione comunque ci sono, per cui la proposta è, la votazione è o per rinunciare al gettone di presenza che rimane all'interno delle casse della pubblica amministrazione, oppure ciascuno individualmente può non rinunciare e a questo punto gli verrà pagato. Passiamo alla votazione. Favorevoli a rinunciare al gettone di presenza fino alla fine del mandato di questa amministrazione, votiamo. Per non pagare la, sì, la maggioranza. Sì. Sì. Contrari alla rinuncia del gettone di presenza. 2, 3. Ok. Per cui a Zucca, Bolognese e ci sarà pagato il gettone di presenza. Grazie. Segnaleremo. Segnaleremo adesso troveremo una soluzione dove segnaleremo dove verranno versati questi gettoni presidenziali, poi sceglieremo noi dove devolvere questo. Perfetto, è la soluzione più ragionevole, più fortuna e condivisibile. Ecco, magari se non si fa pubblicità diventa ancora più edificante, mi verrebbe da dire. Comunque ciascuno poi può fare quella che vuole. Di solito la beneficenza si sta zitti e si fa. Appunto. Regolamento TARES. Prego Fazzini di illustrare il punto d'ordine del giorno.
altro argomento l'attenzione di tutti noi, la TARSU che diventa TARES. È una transizione da un sistema all'altro, tra virgolette, un sistema all'altro. Ci stiamo, secondo me, pure in questa situazione un po' confusa, indirizzando verso un nuovo sistema più puntuale, più corretto direi, di tassazione della raccolta dei rifiuti. Sappiamo che nel corso del 2013 i cittadini, non solo quelli di Sannazzaro, almeno qualcun altro ha anticipato la TARES già all'inizio dell'anno, ma non voglio pensare a quali problemi avranno incontrato. Sannazzaro ha fatto come la maggioranza dei comuni, e cioè ha emesso il buono delle cartelle TARSU per due rate di 40% sul 2012 e un altro 40% sul 2012, arrivare all'80% dell'incassato nel 2012 fino a settembre. Scadeva settembre, la prima era fine di luglio, l'altra settembre, e quindi nelle casse comune dovrebbero essere entrate ad oggi 80% dell'incassato del 2012. Dopodiché arriva la TARES. La TARES voluta da un decreto governativo, ovviamente, richiede un nuovo regolamento che noi questa sera andiamo a vedere. Per certi aspetti non ricominciamo da capo, ma vengono inserite delle novità, come dicevo, per quanto riguarda la compensazione, e quindi chi produce paga, in questo caso chi produce rifiuti paga di più, tant'è che, come poi vedremo più avanti nel piano finanziario, avremo da incassare tutta la cifra che spendiamo per gestire il servizio. Il nostro comune già dall'anno scorso, negli anni precedenti, incassava nel progetto piano finanziario, anche se non era così pompato come lo è ora con la TARES, ma c'era un piano finanziario, che arrivava a coprire dal 90 al 95% della spesa sostenuta per raccogliere, smaltire i rifiuti, mantenere l'igiene urbana e quant'altro di conseguenza. Noi quest'anno siamo obbligati a chiudere col pareggio, tanto speso, tanto incassato, ma ne parliamo poi col piano finanziario. Entrando un po' di più nel regolamento, vediamo che ci sono nuovi principi che vengono definiti per quanto riguarda le utenze domestiche e non domestiche, per quanto riguarda la parte fissa dei costi, la parte variabile dei costi, per quanto riguarda alcune esenzioni o agevolazioni che si possono introdurre per quei casi specifici che qualche volta vengono vendetta, come quando abbiamo l'edificio, diciamo, vuoto, abbandonato, non più utilizzato. Evidentemente questi casi vanno definiti, oppure chi abita saltuariamente un'abitazione e quant'altro. Ecco, il regolamento parla di queste cose definisce un pochettino le rate e i ruoli di conseguenza che vengono poi sviluppati. È un regolamento che nasce adesso, nasce in questi giorni, nasce nel 2013, avrà sicuramente una gestazione lunga, perché dovrà essere migliorato, dovrà essere perfezionato, anche sulla base dell'esperienza che si fa nel rapporto con i cittadini, i casi che vengono espressi, specificati. Abbiamo pensato a tante cose, ma sicuramente abbiamo dimenticato qualche cosa. Siamo qui pronti, ovviamente, con gli uffici che hanno molto lavorato per predisporre questa nuova documentazione, per prenderne atto nel corso del 2014 e correggere
eventuali anomalie o deficienze che dovessimo incontrare o che qualcuno ci farà notare. Un'altra cosa ancora voglio dire, il compostaggio domestico. Abbiamo pensato di esplicitare chiaramente nel regolamento che chi userà il composter a livello familiare, ovviamente chi può disporre di un giardino, di un mare verde o quant'altro, avrà uno sconto sulla tariffa di almeno il 10%, e quindi da questo punto di vista si apre una nuova corsa al composter. Mi auguro, che era già partita tanti anni fa, poi si è fermata, ma a questo punto, in scena la differenziata, in scena il composto e quant'altro, ci muoviamo in una certa direzione. Sono interventi? Sì, ecco, un'altra tassa, e su questa tassa, come dice anche proprio il regolamento, un'altra tassa. Su questa tassa qui è distribuita sui cittadini, sulle aziende, su tutti quanti, diventa molto importante la capacità degli amministratori, come si vedeva, perché il cittadino paga questa tassa in funzione della spesa totale sostenuta dal comune per gestire questa spesa. E quindi, se si riesce ad ottimizzare le raccolte, se si riesce a ridurre la spesa, anche i cittadini pagheranno di meno, sia cittadini che aziende. Questo è un punto, diciamo, abbastanza importante. Per quanto riguarda il discorso, che apro una parentesi, così, noi ci stiamo impegnando, c'è la raccolta differenziata, quindi a fronte di una raccolta differenziata dove ogni cittadino si impegna sempre di più a migliorarla, eccetera, o uno si aspetta un premio, o comunque che viene fuori dal fatto che ha fatto un buon lavoro, oppure si aspetta una riduzione della tassa proprio perché la differenziata dovrebbe portare dei benefici. E soprattutto, appunto, sì, è una tassa che opera anche quasi come una patrimoniale anche questa, perché va ancora sui metri quadri, va ancora sulla casa, quindi sarà nascosta, ma in un modo o nell'altro è ancora quasi una patrimoniale. Tra l'altro, ecco, ci sono giunte da più parti al nostro gruppo Voce Civica delle lamentele sul metodo di calcolo della superficie, e vi invito a tal proposito a fare una revisione di questo metodo, eventualmente per correggerlo, se effettivamente, come ci è stato rilevato, il metodo non è corretto in funzione di quello che è stato il sistema applicato. Scusa, mi sembra una donazione troppo generica questa. Cioè, se hai o se avete notato delle incongruità precise, ti prego di segnalarle. Lo dico subito, per esempio rimane uno dei problemi che ci è stato appunto segnalato molto forte, è il fatto di dare coefficiente 1 alle cantine, quando invece normalmente per il calcolo della superficie catastale la cantina ha coefficiente 0,50 o 0,25 secondo se è collegata direttamente all'abitazione oppure... Luca, ti abbiamo già spiegato che è una prerogativa per il calcolo della rendita, niente che vedere con il calcolo, è tutto un altro mondo, sì, c'è un ambito, questo criterio è valido, per quanto concerne il danno, ci sta con il calcolo della rendita. No, beh, ci sta con il calcolo della rendita, siccome è un modo di calcolo della superficie, è un modo di calcolo che ogni comune sceglie a sua prerogativa, può tranquillamente fare una scelta di un certo tipo piuttosto che di un'altra. Voi avete detto questo,
qualche cittadino si è lamentato con noi, noi riportiamo la lamentela. La leggo? Sì, nella fine del 2010, dopo il 2011, erano state messe delle certe novità su relative degli anni in cui erano state pagate le varie quote relative alle famiglie. E in quegli anni era stata chiesta un'altra certificazione da parte delle famiglie che potesse definire una situazione più precisa per quanto riguarda la metratura dell'abitazione su cui pagare la TARSU, e questa metratura è la stessa su cui pagheremo la TARES per quanto riguarda la quota dei 30 centesimi, ad esempio. Quindi si tratta proprio di un modo di pagamento e, come diceva il sindaco, è un contesto totalmente slegato dal catasto, perché è una dichiarazione di metri quadri, e come per la TARSU il valore delle cantine e delle pertinenze del tipo box è comunque paragonato al valore di una metratura di locale di abitazione all'interno dell'edificio, all'interno di quello che è scattato. Io ho detto che qua sono un ambasciatore di porto, quindi una lamentela di cittadini all'interno del consiglio comunale. È stato detto, se c'è qualcuno che ha qualche cosa da dire lo dice, io ho questa lamentela, la dico. Poi se uno sceglie di utilizzare un determinato sistema, libero di scegliere, non succede niente. Non è ancora chiaro, forse. Uno non sceglie, questo è il sistema, punto. Poi io mi metto dalla parte del cittadino, ma neanch'io sono contento di pagare, ma chi è contento di pagare una tassa o nessuno? È ovvio, ed è chiaro il disagio da parte di tutti, ma altro conto è il metodo. Questo è l'unico metodo legittimo, non ce ne sono altri. Piaccia o non piace, non piace neanche a me. Non piace a nessuno, neanche la storia. Ci sono altri interventi? Ci sindaco. Tutto ciò che è clandestabile, pavimento clandestabile, e dal quale possono essere prodotti rifiuti, è tassato. Estrema sintesi. Il fatto della tassa. Questa è la risposta. Il fatto della tassa non ci sono dubbi, poi ripeto, io sto portando una lamentela di un cittadino all'interno del Consiglio Comunale che non ha la possibilità di parlare. Mi avete dato una spiegazione, ecco, sono poi contento. Ma anche sul fatto della patrimoniale, è la logica esattamente opposta. Se vai a vedere poi le penalizzazioni delle grandi superfici rispetto alle poche persone che ci abitano, ti renderai conto che le grandi superfici, se abitate da poche persone, sono quelle che sono state penalizzate di meno. E forse questo non è un criterio tanto equo, ma va nella direzione esattamente opposta alla patrimoniale. Mi verrebbe da dire purtroppo. Se non ci sono altri interventi, passerei alla votazione dell'istituzione del tributo comunale dei rifiuti. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Grazie. Punto numero... No, votiamo immediatamente l'esigibilità. Favorevoli? Astenuti? 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 Contrari? Per cui si faccio fatica che ti... la contrarietà dell'applicazione di una logica di una casa ministeriale. Va bene. Punto numero 9, l'approvazione dei criteri di disseminazione dei rifiuti ai fini dell'applicazione della TARES. In questo mondo particolare dei rifiuti, che ripeto è in movimento, non c'è nulla di fermo, ci stanno bene anche queste domande, questi dubbi, queste richieste di chiarimento e una ricerca di equità che dobbiamo trovare nell'interesse generale. Tra queste cose che servono per tenere in piedi questo castello
mondo dei rifiuti, ci stanno i criteri per l'assimilazione dei rifiuti assimilabili agli urbani, perché tutto quello che mi ha detto fino adesso riguarda gli urbani, poi ci sono gli assimilabili agli urbani. Allora, per quanto riguarda questa particolarità, coloro che producono assimilabili agli urbani, secondo tutta una tipologia e con un codice CER di rifiuto, dagli imballaggi, di metalli ferrosi, al legno, al vetro e quant'altro, noi andiamo a definire sulla base di una legge, anche qui non abbiamo inventato nulla, prendiamo atto, se vogliamo, di questa legge, andiamo a definire quali sono le quantità che l'attività artigianale, industriale e quant'altro può produrre, e noi abbiamo il dovere e l'obbligo di smaltire. E quindi queste quantità sono quantità di chilogrammi al metro quadro, quindi legate un'altra volta ai metri quadri, cambiano a seconda delle tipologie di utenza, le banche, i negozi, carrozzerie, attività industriali, beni e quant'altro, e per ognuna c'è una quantità di assimilabili urbani che l'organizzazione di raccolta di smaltimento rifiuti deve garantire. Noi andiamo a sancire tutto ciò e prendiamo atto, e nel caso di superamento di queste quantità ovviamente scattano poi dei meccanismi di riduzione della tariffa. Interventi? Se non ce ne sono, aspettiamo che l'assessore Granizzi prenda il suo posto. Votiamo per l'approvazione dei criteri di assimilazione. Favorevoli? Contrari? Scusate, non ho capito la votazione. Favorevoli? Tutti favorevoli? Tutti favorevoli. Votiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Tutti favorevoli. Punto 10. Piano finanziario e tariffe tributo sui rifiuti e tributo sui servizi indivisibili anno 2013. Sì, forza. Il piano finanziario legato alla problematica della raccolta dei rifiuti, l'abbiamo richiamato già più volte, adesso lo andiamo ad approvare ed è un documento importantissimo, concordo con parte dell'intervento fatto dal FUCA, quando dice più questa cifra è bassa, io pagherò un tempo, su questo siamo d'accordo, e dipende da come noi andremo appunto a fare la raccolta, sapendo risparmiare sia raccogliendo sia smaltendo e quant'altro. Quindi mi rendo d'accordo che questa cifra di 917.500 euro, che è la somma che San Lazzaro spende per tutto il ciclo rifiuti, igiene urbana e quant'altro di assimilato, deve poi essere incassato attraverso la spalmatura delle tariffe sugli utenti in base al fatto che siano domestici o non domestici. Di questi 917.000 euro vale la pena di mettere in risalto che 418.000 sono la quota fissa e 498.000 sono la quota variabile, quindi un 45% la prima, 54% la seconda. Cosa vuol dire questo? Lo spirito della legge obbliga a individuare nella tipologia dei costi ciò che riguarda un po' la gestione, ciò che riguarda la spesa fissa. Devo avere il camion, devo avere l'officina, devo avere per forza certe cose, e ciò che è variabile e che invece è legato in questo caso non tanto ai metri quadri quanto agli abitanti che insistono sul territorio, casa per casa, nucleo per nucleo, come vuole appunto questa nuova legge. Quindi questo piano finanziario è una fotografia sempre più precisa dei costi e ovviamente delle spese, che in questo caso sono tutte spese che noi affrontiamo, e va poi a
legarsi direttamente con il calcolo che viene fatto utilizzando i K cosiddetti KD, che la legge inserisce. Noi abbiamo preso i K più bassi per quanto riguarda le scelte che siamo andati a fare, questo con buona pace di chi appunto dice ahimè siamo ancora alle solite, però meno di così non si riusciva a fare, anche perché stando anche ai titoli di giornale di questi giorni, l'aumento del 30% della tariffa di San Lazzaro non è tanto dovuto alla nostra cosiddetta tassa tariffa, quanto al surplus che mi sono dimenticato di dirlo nel regolamento, è una piccola postilla ma importantissima, che i cittadini saranno obbligati a versare 30 centesimi di euro per ogni metro quadro della propria proprietà, e questi soldi vanno allo Stato, quindi è effettivamente un balzello che va a sommarsi ai costi veri di gestione del servizio, e lo Stato ha ritenuto, il governo ha ritenuto di trovare questa strada per portare a casa e racimolare soldi alla faccia del federalismo fiscale. Quindi da questo punto di vista la situazione è sicuramente fotografata, si stanno migliorando sempre di più le banche dati, si stanno cercando gli eventuali morosi parziali o totali su questo servizio, insomma anche gli uffici stanno lavorando, sapete che abbiamo anche un programma di mecciatura, uso questo termine un po' strano, tra i dati catastali e i dati di tasso, di gas e di acqua, proprio perché tutti quanti devono essere sottoposti allo stesso trattamento. Interventi? Tocca a consigliere Zuccatelli. Sì, volevo appunto dire, ieri ho letto sul giornale Corriere della Sera, parlava di un articolo proprio della tassa rifiuti, dove faceva presente come dal 2000 al 2013 questa tassa globale e generale è aumentata del 67%, nonostante ci sia questo grande sforzo di fare la differenziata, che è aumentata del 30% in media un po' su tutto il territorio nazionale, e nonostante il crollo dei consumi e quindi automaticamente con il conseguente crollo di quello che sono i rifiuti prodotti. E quindi oltretutto volevo ricordare un'altra cosa che si è presente, che in questa tassa c'è anche un tributo alla provincia per l'ambiente, per cui l'auspicio è che sono stati fatti applicati i coefficienti minimi, quindi i cittadini almeno pagano il minimo di quello che invece è stato definito. Dall'altra parte l'auspicio è quello di poter migliorare questo costo da parte della gestione per poter ridurre ancora questa spesa che i cittadini hanno. Grazie consigliere. Ecco, vorrei precisare che al netto del contributo che doniamo allo Stato, in realtà l'aumento, relativamente soltanto alle competenze del Comune, l'aumento medio è del 9%, per cui è sempre un aumento, che ricorrono qualsiasi cosa in più, ovviamente si sostiene anche la fatica. Ma tutto sommato direi che rientra nell'ambito ancora di un'accettabilità. Detto questo, stiamo lavorando, ormai è tutto l'anno che abbiamo avuto vari incontri con il FIR per riuscire a ottenere, e questo direi che possiamo considerarlo quasi un impegno, a ottenere che venga applicata la raccolta differenziata al 100% della comunità. Io credo, sono molto fiducioso del fatto che entro il 2014 riusciremo a raggiungere questo obiettivo, sicuramente con dei benefici di ordine economico per la nostra collettività. Ci sono tante penali che si intersecano con questo costo che riteniamo eccessivo per quanto concerne la raccolta rifiuti,
direi Barzello, che sono tenuti a pagare comuni che utilizzano l'inceneritore di Parona, che in virtù di convenzioni siglate anni fa con il contributo della provincia, comporta forse sicuramente il massimo costo di tutta la Lombardia. Se ricordo bene siamo nell'ordine dei 115 euro alla tonnellata. Comunque ribadisco l'impegno da parte di questa amministrazione a lavorare nella direzione di ottenere dei benefici non solo di ordine ambientale ma anche di ordine economico per la città di San Lazzaro. Se non ci sono altri interventi passiamo alla votazione e votiamo per il piano finanziario e per il risultato. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Grazie. Votiamo immediata eseguibilità. Favorevoli? Astenuti? Punto 11. Aggiornamento piano generale di sviluppo 2011-2016, anche questo è una delibera richiesta appunto dalla propedeutica della correzione del bilancio che tende praticamente a confrontare quelle che sono le attività programmatiche della Giunta con le possibilità reali concrete di attività dell'ente. Credo, spero che l'abbiate letto, cioè, il capigruppo, i consiglieri hanno qualche intervento, se non ci sono interventi passerei alla votazione. Favorevoli all'approvazione del piano generale di sviluppo? Astenuti? Contrari? Grazie. Adesso c'è un emendamento che è stato proposto da Unire San Lazzaro prima appunto abbiamo votato di immediata eseguibilità prima abbiamo votata no, votiamo di immediata eseguibilità sul punto 11 scusate astenuti contrari. Emendamento. Sì. Come gruppo consigliare nell'analisi del bilancio abbiamo incontrato tutti i macro numeri, diciamo. Il tema che riguarda l'imposta municipale proprio sulla prima casa è stato oggetto di grande interesse a livello mediatico, poi soprattutto a livello anche delle famiglie. E per quanto riguarda l'amministrazione comunale bisogna approvare una piccola modifica del bilancio che prevede 125.000 euro di entrate in meno dal ricavato, diciamo, dall'imposto municipale ricavato dalle famiglie e 125.000 euro in più per quanto riguarda il capitolo di bilancio di trasferimenti di fondi dall'amministrazione centrale. Non sto a leggervi l'emendamento che abbiamo firmato, nella delibera di parere favorevole del professore dei conti e del responsabile del settore finanziario, quindi noi proponiamo questa modifica parziale ma che non cambia i numeri del bilancio, solo un aggiustamento di entrate da una parte e anziché dall'altra. Ci sono interventi? Sì, questo punto diciamo, l'avevamo evidenziato anche noi che forse con ottimismo da parte dell'amministrazione che cadesse questa legge che aboliva l'IMU prima casa e terreni agricoli era stata inserita all'interno del bilancio. Questo emendamento che chiamerei salva capre cavoli diventa quindi attuabile e permette quindi di sanare un problema del bilancio. Sicuramente è una
siamo trovati a elaborare, a definire il bilancio in una fase intermedia in cui c'era già il pronunciamento, non c'era ancora l'approvazione della legge, per cui diciamo tecnicamente questo è il modo per diciamo, salvaguardare gli equilibri di bilancio. Se non ci sono altri interventi passerei alla votazione, favorevole all'approvazione dell'emendamento. Tutti favorevoli, grazie. Votiamo le mediante esecutività, favorevoli.